Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore, vengo a chiedere il tuo regno sulla terra. Voglio darti la lode e la gloria, di ordinare tutto. Libro di Cielo, volume 9, capitolo 26, 22 dicembre 1909. Avendo fatto la comunione, stavo lamentandomi col benedetto Gesù delle sue privazioni, e se viene quasi sempre al lampo, oppure tutto silenzioso. E Gesù mi ha detto: figlia mia, quasi in tutte le anime in cui mi sono comunicato in modo straordinario, ho permesso alla fine della vita questi stati di abbandono, e questo non solo per altri miei fini, ma anche per restare in tutta la mia condotta onorato e giustificato, perché molti dicono: sicuro che queste anime dovevano giungere ad un punto sì alto di santità e tanto lo hanno amato, ma con tanti favori e con tante grazie e carisme dovevano essere ben in grado per non giungere a tanto. Se li avessimo ricevuti noi, anche noi saremmo giunti più in alto di loro. Ed io a giustificare la mia condotta manifesterò loro gli abbandoni, le privazioni in cui ho messo queste anime, che è un purgatorio vivente per loro, e quindi la loro fedeltà, l'eroismo delle loro virtù, e come è più facile e tollerabile soffrire la povertà senza conoscere le ricchezze che nascere ricco, abituarsi a vivere ricco e poi perdere le ricchezze e vivere povero. Molto più che le ricchezze soprannaturali non sono come le materiali che servono al corpo e al più si diffondono all'esterno. Le soprannaturali penetrano fino nelle midolle, nelle fibre più intime, nella parte più nobile dell'intelligenza. Basta dire che è più che martirio. Io stesso mi impietosisco tanto che quasi mi si spezza il cuore per tenerezza, e sono costretto a sentirmelo spezzare spesso, spesso che non posso resistere, ed anche per dar loro forza per poter compiere la loro consumazione.
Tutti gli angeli e santi hanno l'occhio su di loro e me le vegliano per non farle soccombere, sapendo il crudo martirio che soffrono. Figlia mia, coraggio, tu hai ragione, ma sappi che tutto è amore in me. E mentre ciò diceva, pareva che più si allontanava, io mi sentivo consumare anche la stessa natura e sciogliermi nel nulla. Quei germi di fortezza che mi pareva di sentire, di luce, di conoscenza, tutto si risolveva nel nulla. Io mi sentivo morire pure vivo. In questo momento Gesù è ritornato e pareva che prendendomi in braccio mi sosteneva questo mio nulla e pareva che mi dicesse: «Vedi, figlia mia, come sciogliendosi il piccolo germe della tua fortezza, il lumicino della tua luce, la piccola conoscenza che hai di me e tutte le altre tue piccole doti, sottentrano la mia fortezza, la mia luce, la mia sapienza, la mia bellezza e tutte le altre mie doti a riempire questo tuo nulla, non ne sei contenta?» Ed io gli ho detto: «Senti Gesù, se continuerai così perderai il gusto di tenermi in terra», e l'ho ripetuto varie volte. E Gesù, non volendo sentire questo mio dire, mi ha risposto: «Senti figlia mia, io non perderò mai il tuo gusto. Se ti terrò in terra il gusto, se ti porterò in cielo, terrò il tuo gusto in cielo. Sai piuttosto chi perderà il gusto? Il tuo confessore». Capitolo 28, 26 febbraio 1910. Continuo il mio solito stato di privazione, forse anche peggio. Oh Dio, che discesa che ho fatto! Mai me lo potevo immaginare di dover giungere a tale termine, ma spero almeno di non uscire mai dal cerchio del suo santissimo volere. Questo è tutto per me. Vorrei piangere il mio lacrimevole stato, ma Gesù mi rimprovera dicendo: «Vuoi essere sempre bambina? Si vede che ho a che fare con una bambina, non posso fidarmi di te. Speravo di trovare in te l'eroismo del sacrificio per me, ed invece trovo le lacrime di una bambina che non vuole sacrificio. E quindi se piango si mostra più duro e fa alcune delle sue bravure a non venire affatto per quel giorno. Onde devo farmi forza di stornarmi il pianto e dico a Gesù: tu dici che per amore mi privi di te, ed io per amore tuo accetto la tua privazione e per amore tuo non piango. E se giungo a farlo si mostra un po' più indulgente, altrimenti mi penitenzia più forte di morire continuamente eppure vivere con la sua privazione. Onde, avendo passato una giornata simile, per quanto ho fatto non ho potuto frenare le lacrime. Gesù me l'ha fatta pagare come meritavo e a notte avanzata, avendone compassione, appena come si fosse aperta una finestra di luce nella mia mente, si è fatto vedere e mi ha detto: non lo vuoi comprendere che prima di morire devi morire a tutto? Al patire, ai desideri, ai favori, a tutto. E tutto deve morire nel mio volere e nel mio amore. Ciò che si eterna nel cielo è la mia volontà e l'amore. Tutte le altre virtù fioriscono: pazienza, ubbidienza, patire, desideri. Ma tutte le altre virtù finiscono: pazienza, ubbidienza, patire, desideri. Solo la volontà mia e l'amore non finiscono mai. Perciò nella mia volontà e nell'amore devi tutto anticipatamente far morire. Tutti i miei santi e Dio stesso non vuole risparmiarmi di essere abbandonato dal Padre per morire in tutto nel volere e nell'amore del Padre. Oh, quanto avrei voluto più patire, oh, quanto desideravo di più fare per le anime, ma tutto questo morì nella volontà ed amore del Padre. E così hanno fatto le anime che veramente mi hanno amato. E tu non lo vuoi comprendere. Questa mattina brevemente è venuto il benedetto Gesù e mi ha detto: figlia mia, la retta intenzione è luce all'anima, la converte in luce e le dà modo di operare alla divina. L'anima non è altro che una stanza oscura e la retta intenzione è come sole che entra e la illumina. Con questa differenza, che il sole non converte le mura in luce, ma il retto operare trasforma tutto in luce. Sono sempre molto istruttivi questi capitoli, che ci fanno anche comprendere alcune modalità sia dell'operare di Gesù con le anime,
anche in vista del giudizio universale, se abbiamo fatto attenzione, perché nel giudizio universale non si svolgerà, come dire, un rapporto tra l'anima e Dio, quindi secondo il nostro modo di parlare, ecco, usiamo questi termini, un esame tra Dio e l'anima, privato, ecco, dove l'anima e Dio, con l'anima ovviamente che tutto comprende, non può obiettare nulla alla sapienza divina, però comprende e conosce tutte le modalità dell'operare dell'Altissimo, vede tutte quante le sue miserie e comprende da se stessa, insomma, no? Se è santa, purgante o dannata. Gesù, oltre che sommo amore e somma misericordia, però, è anche somma giustizia. Non si farà dire da nessuno perché a quello così e a me colà. Ma non è che non se lo fa dire da nessuno, ecco veramente l'operare da Dio, che deve essere anche un modello per noi, no? Non è che non se lo farà dire da nessuno perché gli dice: tu stai zitto, io sono Dio, tu non adegui la mia intelligenza, non capisci niente, io ho fatto così, ho le mie buone ragioni. Questa cosa, non in questi termini, insomma, ma il concetto sì, il Signore ci chiede di farla in questa vita, umiliando la nostra intelligenza, la nostra ragione, anche quando non comprendiamo tante cose. Ma come tante volte Gesù spiega, nell'altro mondo è quello il mondo dello svelamento dei perché. E questo non soltanto in privato, ma anche in pubblico. Quindi Gesù non si farà dire da nessuno: ma come mai che a Luisa Piccarreta gli hai fatto questi grandi favori e a me no? Che se li avessi fatti a me avrei fatto meglio di lei. Questo non se lo farà dire. E non invocando l'argomento d'autorità. Io sono Dio, tu sei una creatura, stai buono, tu non capisci, so io perché ho fatto così. Ripeto, questo vale in questo mondo. Ma nell'altro mondo si vedrà che Gesù ha fatto bene a fare così e che non è vero che se avessi avuto tu le stesse grazie di Luisa avresti diventato più santo, perché ti farà vedere che non saresti stato in grado di sopportare le privazioni che questo santo ha passato, perché il problema sia della pienezza di grazia sia anche dei moditoni mistici straordinari, ed il motivo anche per cui San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila raccomandano di non chiedere grazie straordinarie e non desiderarle in senso stretto. Noi possiamo certamente sognare, ecco, ma un desiderio consentito potrebbe anche poi trasformarsi in un grido al Signore o in una preghiera. Ecco, questo è comportamento non da assecondare, e lo spiegano perché. Perché chi è favorito da grazie straordinarie è favorito, tra virgolette, anche e sempre da croci straordinarie. Ricevere le grazie straordinarie è grande godimento, grande gioia, ma ricevere le croci straordinarie è grande responsabilità, perché a chi molto fu dato molto sarà chiesto, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Questo vale sempre, sia nell'ordinario che nello straordinario. Questo è il primo punto su cui riflettere, no? In questa vita non si chiedono perché a Gesù. Dobbiamo aspettare l'altra perché siano tutti svelati, sia quelli personali che anche quelli pubblici, d'accordo? Tutti perché saranno svelati. E si comprenderà anche l'estrema giustizia con cui Dio ha operato, non solo l'amore e la misericordia. Dio non si fa dire a nessuno di essere stato ingiusto, non se lo farà dire da nessuno, perché la giustizia è una virtù. Giustizia non è soltanto, come noi la intendiamo, fare giustizia, ecco, assolutamente. Giustizia, lo sapevano già i Romani, è dare a ciascuno il suo, quindi quello che gli spetta e quello che si merita e quello che è giusto. E questo Dio lo farà vedere a livello universale. Questo è il primo punto. Il secondo punto è la comprensione, anche tante volte ce lo siamo detti, dei grandi martiri di queste anime. Gesù fa un esempio molto bello.
Se tu sei un povero, sei sempre stato povero, tu non sai nemmeno che cos'è la ricchezza. Quindi, povero eri e povero rimani. Ma se tu sei nato ricco, ti sei abituato a vivere negli agi e nei fasti, e poi devi tornare indietro e devi vivere poco, povero, cioè, insomma, la situazione è molto molto differente. Ora, tante volte abbiamo meditato, noi non ci rendiamo conto di quello che vivono questi anni, perché tu non lo sai com'è stare a contatto diretto con Gesù, che lui ti faccia una carezza, insomma, che ti parli con te o cose di questo genere, ma questi lo sanno. E per cui è un martirio terrificante esserne poi privati. Gesù dice addirittura: mi si spezza il cuore per la tenerezza, gli angeli e i santi hanno l'occhio su di loro, me le vegliano per non farle soccombere, sapendo il crudo martirio che soffrono. E attenzione, però, detto questo, poi Gesù fa una bella requisitoria a Luisa, una requisitoria d'amore, ma pur sempre una requisitoria, e questo contiene anche per noi molti spunti di meditazione. Allora, Luisa continua certamente a gemere e in parte anche un po' a lamentarsi su questo suo stato, appunto, di sofferenza causata dalla privazione di Gesù, dicendo anche: non me lo immaginavo mai che dopo tutte quante le grazie ricevute mi sarei ritrovata, come dire, così desolata. Gli esce per grazia di Dio una buona espressione, no? Che però Gesù, come dire, considera non ancora sufficiente. Lei dice: non uscire mai, mai dal cerchio del suo santissimo volere, questo è tutto per me. Ecco, lo dice, ma ancora non lo vive al 100%, a quanto si comprende, no? Ed è bello il rimprovero che Gesù le fa. Dice: tu sei una bambina. Perché sono i bambini che, quando gli togli il giocattolo, piangono, strillano e rivogliono per forza il giocattolo. Sembra sentire l'eco delle parole di San Paolo, proprio quando parla dell'inno alla carità, no? E Gesù poi spiega che è proprio della persona adulta e della persona che voglia essere santa e della persona che voglia santificarsi nel divino volere, lasciare in piedi solo due cose, appunto l'amore, cioè la carità, e la divina volontà. San Paolo diceva: quando ero bambino pensavo da bambino, parlavo da bambino, ragionavo da bambino. Ecco, qui siamo ancora nel 1910, nel nuovo volume. Ecco, Luisa c'ha altri 37 anni ancora da vivere e altri 26, 27 volumi da scrivere, insomma, quindi è in cammino, d'accordo, anche lei. E qui Gesù però mi dice: guarda che io speravo di trovare intero l'eroismo del sacrificio per me, ed invece trovo le lacrime di una bambina che non vuole sacrificio. E a un certo punto Gesù, se piangeva, cioè piangi, ecco, e allora se c'aveva una mezza intenzione di farti una visita, non la faccio per niente, perché non vuole più vedere questa situazione di debolezza in lei, e la vuole portare alla perfezione della santità. Qual è la perfezione della santità? L'abbiamo già visto in altre circostanze, anche se non attraverso queste parole esplicite di Gesù, ma attraverso il commento e appunto la riflessione e la meditazione su vari punti degli scritti, no? Gesù ti dice: prima di morire, tu devi morire a tutto, al patire, ai desideri, ai favori, a tutto, tutto deve morire nel mio volere e nel mio amore. Quante volte abbiamo meditato su questo? Questo vale per tutti. Cosa le sta dicendo? Devi morire a tutto, al patire. No, ma Signore, ma io voglio soffrire per te. Ti chiedo che mi rifai la croce, cioè, quando io vivo la crocifissione, pensavo a Luisa, l'incoronazione di spine, ma io vedo tutte le stelle, soffro indicibilmente, quindi desidero che non ci stanno più i peccatori da salvare, non ci stanno più i castighi da stornare, da evitare, eccomi, dammi queste cose. Sembrerebbe un discorso bello, no? Sembrerebbe anche un discorso eroico, cioè, guarda questa, oh, insomma,
mica sta chiedendo la crocifissione, non è che sta chiedendo una cosa. Non va bene questa cosa qui, non va bene, perché se andasse bene Gesù scende e ti crocifigge lui, ma se non lo fa vuol dire che in questo momento questa cosa per te non va bene. A Gesù o non gli serve, oppure anche se gli servisse, è più importante che tu non la viva che non che tu la viva, perché devi imparare a staccarti pure da quello. Cioè, ah, Gesù non viene più, non mi fa più un sacco di coccole, non... qual è il problema? Non bisogna attaccarsi nemmeno a queste cose, eppure Gesù stesso lo dice, non è facile non attaccarsi a queste cose, è un martirio, d'accordo? Peggio del martirio cruento, ma non fa niente. Ecco proprio la bellezza e la sodezza della vita nella divina volontà. I desideri tu li puoi sempre elevare al Signore con calma. Io lo chiamo sotto la specie dei sogni, d'accordo? I sogni, d'accordo? I sogni noi sappiamo che sono fondamentalmente, è vero che il proverbio dice che i sogni sono desideri, ma sono fondamentalmente desideri irrealizzabili, no? Altrimenti non sarebbe un sogno, sarebbe un desiderio. Un sogno è una cosa che ordinariamente non si può operare, no? E quello gli può dire tutto quello che vuoi, insomma, quindi anzi Gesù è contento che noi facciamo anche sogni di chissà quale genere, insomma, aventi lui come oggetto, ma sogni però, non desideri consentiti. Quindi quando un'anima, Gesù la vede veramente risoluta, disposta alla santità e a questa santità in particolare, senza nessun dubbio opererà tutta quanta una serie di stratagemmi e operazioni, perché la volontà umana deve scomparire, ma proprio scomparire in tutte le sue manifestazioni, fossero anche le più sante, le più buone, le più lecite. Tutto deve morire nel mio volere e nel mio amore. Gesù rincara tutto ciò che si eterna nel cielo. È la mia volontà e l'amore, tutte le altre virtù, delle quali il Signore certamente ci ricompenserà, ci premierà, la pazienza, l'ubbidienza, quelle più difficili, sta dicendo, il patire, finiscono, così come finiscono i desideri, perché in paradiso non si hanno più desideri, si ha solo realtà, solo la volontà mia e l'amore non finiscono mai. San Paolo scrive: queste sono le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità, e dice anche la carità non avrà mai fine. Lui dice, le profezie scompariranno, il dono della scienza cesserà, la sapienza svanirà, i doni straordinari scompariranno, ecco, ma rimarrà la carità. E quindi nella mia volontà e nell'amore devi tutto anticipatamente far morire. E senza fare lagne, d'accordo? Perché quando si piange, quando Luisa piangeva, Gesù, anziché fare che il medico pietoso fa la piaga puzzolente, rincarava la dose, cioè se c'aveva mezza intenzione di farsi vivo, non si faceva vivo, vedendola piangere. E qui spiega, tutti i miei santi ed io stesso, ma perché Gesù non è stato abbandonato dal Padre, come ci dicono i Vangeli, dal Getsemani fino alla morte di croce? E che cosa poteva essere per lui? E come ha reagito lui a questa cosa? Ha cominciato a fare la lagna? Dice, oh Padre mio, guarda quanto sto soffrendo, ma mi lasci da solo pure tu? Basta leggere le ore della passione, la 19ª ora, dopo la crocifissione, la prima cosa che Gesù dice, quando ancora non era innalzata, non la dice pubblicamente, non risulta dai Vangeli, ma è più pene ancora. Una frase, insomma, che letta in quel contesto, quando uno, insomma, le prega decentemente, ti fa prendere un colpo. E stava in stato di abbandono del Padre, lui stava nudo con la divina volontà, basta. Perché tutto doveva morire nell'amore del Padre e nel volere del Padre. Lui stava facendo quello che stava facendo per amore del Padre e per volontà del Padre. E basta. Quindi non stava facendo la lagna e dice, oh Padre mi basta, però non ce la faccio più, guarda, abbastanza, no?
Adesso mettiamoci punto e torna a dilettarmi, a deliziarmi con la tua presenza, insomma, no? Non ha detto così. Non ha fatto così. E così hanno fatto le anime che veramente mi hanno amato. L'amore non sono chiacchiere, tu non lo vuoi comprendere. L'amore non sono chiacchiere. Il grande apostolo dell'amore che è San Giovanni, queste meditazioni cadono proprio nel tempo di Natale dell'anno 2019, sempre nel tempo di Natale, si leggono le lettere di San Giovanni, no? Oltre che squarci abbastanza ampi del suo Vangelo. E San Giovanni, quando parla dell'amore, è molto molto concreto, molto molto secco anche. Se non ami il tuo fratello, tu Dio non lo conosci, d'accordo? Per esempio, no? Solo chi ama dimora in Dio e Dio in lui. Se non ami, non c'è niente di autentico e di sodo e di profondo nella tua vita interiore. Poi conclude Gesù con un piccolo excursus nuovo sulla retta intenzione. E che cos'è questa retta intenzione? Quella di cui ho parlato prima. La retta intenzione più bella è muoversi o non muoversi solo perché Dio lo vuole o non lo vuole, al solo scopo di piacere e di contentare Gesù. Allora, la sintesi un po' di questo discorso è, vedete, dove si manifesta la volontà di Dio? Come amo il Signore? Nella vita, nelle cose che mi mette davanti. Come per Luisa dice, non era un caso che qualche anno prima Gesù si manifestava a lei, che ne so, tutti i giorni, e adesso no. Cioè, ci sono dei tempi che passano davanti alla nostra esistenza, no? Anche per noi c'è il tempo della consolazione, c'è il tempo della prova, c'è il tempo della delizia, c'è il tempo della tristezza. Anche la Chiesa, nella sua sapienza, guardiamo l'anno liturgico, no? Che è anche un capolavoro. C'è il tempo d'avvento, poi c'è Natale, il tempo di Natale, poi c'è il tempo ordinario, poi c'è la Quaresima, il tempo di passione, la settimana in albis, il tempo di Pasqua, poi ritorna al tempo ordinario. Quindi non è sempre Quaresima, non è sempre Pasqua, non è sempre avvento, non è sempre tempo di Natale, non è sempre Natale, non è sempre Pasqua, non è sempre festa mariana, ce ne stanno diverse nel corso dell'anno, non è sempre il mese dei defunti, non è sempre il mese del rosario, cioè c'è una ciclicità, cioè c'è una alternanza, ma la sapienza dell'anno liturgico deve da noi essere fatta propria, perché si riproduce certamente in un certo senso, in un certo modo, nella nostra esistenza. Quindi c'è anche per noi, c'è il tempo di Quaresima, c'è il tempo di passione che è ancora più intenso, e poi c'è il tempo di Pasqua. E su questo noi non possiamo, nel tempo di Quaresima, voler brindare come nel tempo di Pasqua, perché anche qui, no, l'educazione che nella mente della Chiesa ci sarebbe nel vivere bene l'anno liturgico, cioè il tempo d'avvento, per esempio, è un tempo in cui si prega un po' di più, perché è il tempo della vigilanza. Nel tempo di Quaresima, oltre che pregare un po' di più, si fa anche un po' di penitenza, perché è un tempo penitenziale proprio in senso stretto, è un tempo di distacco, è un tempo di conversione. È un tempo di pratica intensa delle opere penitenziali, quindi la preghiera, l'elemosina e il digiuno e le altre forme di mortificazione dei sensi, no? Cioè, questo dipende da noi, come lo viviamo. Ma noi diventiamo tanto più santi, per esempio, qui abbiamo la chance dell'anno liturgico, che per me è meravigliosa. In Quaresima fai quello che la Chiesa ti esorta a fare. Tra l'altro adesso sono quasi tutte esortazioni, perché obblighi sono rimasti pochissimi, obblighi canonici in senso stretto, no? È responsabilizzata la tua libertà, perché poi così accade nella vita. Se un momento il Signore ti beneficia di un sacco di grazie, prenditele, goditele tutte e soprattutto fanne tesoro, perché sicuramente verrà poi il tempo in cui queste grazie non le avvertirai più, non nello stesso modo, ma ci sarà un momento di tribolazione, di prova, di crescita, e viceversa. Ecco, ma la cosa fondamentale per
per noi non deve essere questo, quello, quell'altro, neanche se fosse la cosa più santa di questo mondo, il pensiero più santo, è che sia volontà di Dio quello che sto vivendo e facendo adesso. Tutto il resto non deve contare, perché restano solo la volontà divina e l'amore. Ti chiediamo, Santa Vergine Maria, che questa grande norma, insomma, che il Signore oggi ci ha illustrato, spiegato, o meglio rispiegato e proposto, appunto, la volontà di Dio e l'amore, unica legge suprema della nostra esistenza e unici punti di riferimento, ecco, a cui mai venir meno. Tutto il resto è sempre relativo a queste cose. Questa era la tua vita perfettissimamente vissuta in questo orizzonte. Ti preghiamo di sostenerci, non so, con il tuo esempio, ma anche con la tua intercessione, perché possa diventare anche la vita nostra e di tutti coloro che desiderano tendere ad una santità solida e soda, e soprattutto alla santità delle santità, che è la vita nel Divino Volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.